cronache nazionali ed internazionali, l'aereo dell'Itavia è esploso in volo. 3 settimane più tardi, sulla Sila però, vengono ritrovati i resti di un aereo militare libico, un MiG-23. Il giorno dopo, alla redazione romana del Corriere della Sera arriva una telefonata da qualcuno che si accredita come componente dei NAR, i Nuclei Armati Rivoluzionari, una delle principali organizzazioni neofasciste attive ai tempi in Italia. La voce dice che sull'aereo partito da Bologna c'era un loro camerata che portava con sé un ordigno e che è esploso per sbaglio. Ma è tutto falso ed è il primo depistaggio. La magistratura indaga e parallelamente partono le indagini anche della commissione d'inchiesta del Ministero dei Trasporti, che il 16 marzo 1982 conclude che non è possibile stabilire se sia stato un missile oppure una bomba a distruggere il DC-9 e contestualmente esclude l'iniziale ipotesi del cedimento strutturale. Ma è troppo tardi per l'incolpevole compagnia Itavia, che fallisce pochi mesi dopo la strage, travolta dallo scandalo. Il 6 maggio 1988 arriva una telefonata anonima in diretta alla trasmissione di Rai 3 Telefono Giallo, condotta da Corrado Augias. Poco prima in trasmissione si era parlato proprio della strage e di un buco di alcuni minuti nelle tracce della stazione radar di Marsala. Era come se quel radar si fosse o fosse stato spento per alcuni minuti proprio durante la tragedia. L'uomo al telefono si qualifica come un aviere in servizio a Marsala la sera dell'evento della sciagura del DC-9. La sento piano, ma la sento. Riuscì ad arrivare in trasmissione, io ero un aviere in servizio a Marsala la sera dell'evento della caduta del DC-9. Purtroppo non mi volevano prima passare la telefonata perché gli elementi che comunico sono molto pesanti. Ad ogni modo, noi abbiamo esaminato le tracce, i 10 minuti di trasmissione di cui parlate, di registrazione, che non sono stati visti, non è vero, perché noi li abbiamo visti perfettamente. Soltanto che il giorno dopo il maresciallo responsabile del servizio ci disse che praticamente di farci gli affari nostri e di non avere più seguito sulla questione. Io dopo 10 anni, rivedendo la trasmissione, ho avuto questo fatto emotivo interiore di dover dire la verità anonimamente, perché cado nel nulla, però la verità è questa: ci fu ordinato di starci zitti, e la saluto e saluto anche l'onorevole Rodotai, no, tutti quelli che hanno momento, cercato di dire la verità, perché non voglio rogne e non voglio fare gentile tutti. Gentile buonanotte. Gentile amico, non attacchi, attaccate te. La verità è questa allora. Ci fu ordinato di starci zitti. L'uomo riattacca il telefono, ma il mistero di Ustica da quel momento si infittisce ancora di più e svela ulteriori scenari che puntano dritto allo Stato e ai vertici dell'aeronautica militare italiana. Per 8 lunghissimi anni il relitto del DC-9 giace a 3.700 metri sotto il mare. Nel 1987 il ministro del Tesoro Giuliano Amato stanzia i fondi per il suo recupero complesso e costoso. Le imprese che sono specializzate e che disponevano delle attrezzature e dell'esperienza necessarie sono pochissime. La scelta ricade allora su una ditta francese che però, come scriverà il giudice Rosario Priore, era collegata ai servizi segreti francesi. Alla fine di 2 distinte campagne di recupero venne riportato in superficie solo il 95% del relitto del DC-9. È proprio davanti a quei 2.500 pezzi del puzzle di una strage che sfuma definitivamente la tesi che si sia trattato di una bomba. Molti oblò sono integri e con un'esplosione dall'interno sarebbero dovuti andare tutti in frantumi. Il bagno e la stiva, i 2 loghi dove, secondo le tesi dell'aeronautica, di diversi uomini di Stato sarebbe stato piazzato la bomba, non presentano segni compatibili con un'esplosione dall'interno. A queste evidenze si aggiunge poi il fatto che l'aereo decollò con quasi 2 ore di ritardo, come abbiamo già detto, e per un ipotetico attentatore sarebbe stato quantomeno complicato tenere conto di ciò, programmando addirittura un timer. Il relitto del DC-9 viene ricomposto in un hangar dell'aeroporto di Pratica di Mare, dove resta a disposizione della magistratura per anni, fino al 24 giugno del 2006.
nel cuore della notte, su diversi camion attrezzati col contributo dei Vigili del Fuoco di Roma, il relitto viene trasferito a Bologna, in quello che è diventato il Museo della Memoria. Le indagini del giudice istruttore Rosario Priore vanno ancora avanti. Nel 1994, 14 anni dopo la strage, un collegio internazionale di esperti continua a sostenere la tesi della bomba, ma l'inchiesta romana rivela uno scenario ben diverso. Nel 1997 arriva la conferma che quella sera, nei cieli sopra Ustica, volavano aerei militari. Il caccia si avvicina e, acquisitolo sul suo radar, effettua una virata qui. Poi continua, vira ancora. Si trova circa in questo punto quando, messosi in volo orizzontale, lancia il missile. Pochi istanti dopo, il missile procede in questa direzione e intercetta il DC-9, più o meno in questo punto. Sono passati 45 secondi. Siamo nel settembre del 2000. Vanno a processo 4 generali dell'aeronautica militare. Sono accusati di concorso in alto tradimento mediante attentato continuato contro organi costituzionali in relazione ai depistaggi delle indagini. 7 anni e 3 gradi di giudizio dopo, i 4 generali saranno tutti assolti. Ma ci sono 81 famiglie di 81 vittime di quella strage che pretendono non solo giustizia, pretendono di conoscere la verità. Si uniscono in un'associazione e giurano battaglia per anni. Nel 2008 i familiari citano in sede civile i ministeri della difesa e dei trasporti per le omissioni e per le negligenze che hanno ostacolato la ricostruzione giudiziaria dei fatti. È un'intervista rilasciata nello stesso anno, nel 2008, dall'ex capo dello Stato Francesco Cossiga a fare riaprire l'inchiesta sulla strage di Ustica. L'aereo francese si sarebbe messo sotto il DC-9. Per non essere intercettato dal radar dell'altro aereo. Dell'aereo libico che avrebbe dovuto trasportare Gheddafi. Esatto, che stava rientrando con Gheddafi. A un certo punto lancia il missile. L'aereo francese lancia questo missile per sbaglio volendo colpire l'aereo libico. Esatto. L'allora premier parla quindi esplicitamente di un aereo francese che si era messo sotto il DC-9 per non essere intercettato dal radar di un aereo libico che stava trasportando Gheddafi e a un certo punto lancia un missile per sbaglio volendo colpire l'aereo del presidente libico. Sono trascorsi 43 anni. E ancora oggi non è chiaro cosa abbia spinto Cossiga a cambiare versione, dopo che per anni aveva parlato di cedimento strutturale e di normale incidente aereo.